Salve a tutti, sono T93 ed eccomi tornato dopo un periodo di pausa che sono stato molto complicato, sapete, gli impegni, il lavoro. Ma rieccoci qui. E quest'oggi? Quest'oggi risolverò uno dei vostri problemi estivi, già quasi in ritardo perché siamo già a metà estate, quasi finita, ma non importa, forse può ancora tornarvi utile. Risolverò il problema delle punture di zanzare. C'è una soluzione per alleviare questo prurito, non creme, cremoccio, quella roba lì che si consumano. No, noi abbiamo questo, che è già stato aperto perché dovevo provarlo prima di recensirlo. Questo è null'altro che una specie di penna a batterie AA. Non mi ricordo, vediamo quante. Due, sì. Sì, due batterie doppia A. Il quale va applicato sulla puntura, dopodiché si preme questo pulsante, come potete sentire vibra, ma non solo vibra, scalda. Il calore e la vibrazione aiutano la circolazione nel punto in cui lo applicate, ma soprattutto il calore aiuta, da quello che avevo letto, a scomporre le molecole dell'anticoagulante che iniettano le zanzare, se dovrebbe essere anticoagulante. E praticamente vi riduce tutto l'effetto della puntura della zanzara, oltre che svanire anche prima, e vi toglie tutto il prurito. È una roba fantastica, batterie ricaricabili. Ci sono due versioni su Amazon, una da 6 euro e una da 26. Non so se siano la stessa cosa, ma io ho preso su Gearbest una da 10 euro, però funziona uguale. È un po' plasticosa, come vedete. Vedete fa? Poi quando vi... Poi se premete troppo qua non so perché si stacca, ma per funzionare funziona, è pratico, veloce, se potete portare dappertutto, ma tanto lo tengo in camera. Importantissimo, l'applicazione deve essere dai 30 ai 45 secondi, non di più o anche di meno se non resistete, perché scalda e rischiate di ustionarvi, perché dopo più aspettate più si scalda, perché si va scaldando gradualmente. E niente, per oggi è tutto, spero che l'articolo vi sia risultato interessante e o utile, e se non vi siete iscritti iscrivetevi al mio canale, che mi fareste un grandissimo piacere, anche perché così, perché è bello, iscritto. E se no lasciate un like o un dislike se non vi è piaciuto il video, e alla prossima, T93.